Siamo quasi a novembre. Ed è da un po' che non porto dei vloggettini tipo sui miei pensieri. Oggi c'è questa bellissima giornata di inizio, fine ottobre, inizio novembre. Top, no? Vabbè. Voi mi direte che cavolo c'entra sta giornata qua? Cioè, perché grigia, proprio come mi sento io in questo momento. Uguale, identica. A parte che è messa così la cosa del latte, ma la riempiamo. Se si riempirà? No, non si riempie. Potrebbe non sembrare realistico, ma più realistico di così cosa ci può essere? Ditemi che anche voi fate la colazione con latte e biscotti, con 6 o 7 biscotti al mattino. Siamo a 5. Vabbè. Oggi volevo parlare del fatto che, non so, mi è venuto in mente di dire queste cose, parlarci, faccio un video mentre faccio colazione, anche perché è un po' che non faccio colazione. Perché purtroppo ho un ritmo, sono veglia da anni ormai, andato a farsi benedire, andato proprio. Ed è un po' dovuto alla libertà che questa università mi ha lasciato e un po' mi ha ammazzato. Un po' lei, un po' il Covid e quant'altro. Sinceramente io preferivo i superiori, molto 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 meglio rispetto a questa università. E ora spiego anche il perché. Cioè, a parte il fatto che comunque io non sono la persona più organizzata dell'universo, purtroppo. Se la metà è sempre a testa. Oh. E purtroppo che succede? Succede che tutte le volte, penso sappiate che all'università si sono gli appelli, io mi educo sempre a fare l'ultimo appello. E come succede molte volte, mi educo sempre all'ultimo a fare cose male, male, male. Perché? Perché non sono una di quelle tipiche persone che purtroppo. Io biscotti li mangio così, che purtroppo, oh, anzi per fortuna per loro, sono organizzata nella vita, non sono mai stato, non sapevo neanche fare mezzo disegno di quelli che facevamo a lezione, figurati se adesso devo diventare uno dei più ordinati, anche però sono statistiche che dicono che i più disordinati sono più intelligenti, per dire. Però sinceramente preferivo gran lunga, Dio santo. Oh, se l'abbiamo fatta. Maledetto cellulare. Sentivo quando le cose venivano imposte e non quando abbiamo più libertà. È un controsenso perché l'università qui ti lascia più libertà di muoverti, decidere, fare nuove esperienze e quant'altro. Lo capisco perfettamente. Ma a me non piace, cioè nel senso, di persona piacere anche superiori. Cioè io sono sempre quella persona lì che non mi va mai bene dove sta. Quando stavo alle superiori preferivo le medie, quando pensavo adesso all'università preferivo superiori, quando stavo alle medie preferivo elementare, bla bla bla. Tutte le volte sono così. Arrivo sempre dopo, scoppio ritardato. Di per sé, non è che non mi piace l'università, perché fa conoscere nuove persone, nuovi punti di vista, nuove esperienze, nuove persone, nuovi luoghi. La mia in particolare, ho fatto geologia. E adesso non so se continuarla o meno, perché ne parlavo ieri con un mio amico e sinceramente a me piacerebbe continuarla a finirla perché come percorso mi è sempre piaciuto. Adesso tra poco ho un esame di geofisica ad esempio perché sono fuori corso al secondo anno, perché per un motivo che vi ho appena spiegato riguardante gli esami e rimandare all'ultimo secondo. Più rimando, più rimango indietro, purtroppo. Però c'è un video che volevo fare più avanti, magari la prossima, in cui parlo appunto dei problemi che ho avuto io, che vorrei non si ripetesse per altre persone, capite? Voglio essere un po' noi portavoce di persone che hanno avuto problemi in università, ma essere quella persona che dice state attenti, non finite come me. Perché purtroppo si pensa alla libertà di decidere quando fai gli esami come se fosse una cosa bella.
Lo è se sai gestire i tuoi tempi e se sei focus sulle cose che fai. Io non lo sono, purtroppo mi perdo molto e purtroppo tergiverso tanto, anche sulla scelta se continuare o no dall'università, sto tergiversando da qualche anno purtroppo. E devo dire che di per sé anche l'orario scolastico non aiuta. Non aiuta perché purtroppo ti danno troppa libertà di poter decidere se andare a lezione o meno. Fosse obbligatorio, forse avrei fatto come i primi anni che ho fatto l'università, in cui ci andavo sempre. Però purtroppo con sta cosa qui perdo molto la voglia e anche dico ma tanto posso recuperare, ma tanto, ma tanto, ma tanto. Penso che avere troppa libertà sia controproducente per le persone che tergiversano o che si prendono in poco spazio. Non penso sia la stessa cosa per persone come me, alcuni miei compagni che vengono penso dalle altre parti d'Italia e che vengono apposta per studiare. Io li stimo molto e apprezzo il loro impegno e il modo di porsi davanti a tante cose. Perché loro non hanno soltanto l'università a cui pensare, ma hanno anche altre migliaia di corsi che gli impegnano e che vogliono portare avanti. Ecco, io invece da quando ho preso l'università, stato l'università, ho preferito lasciare tutte le cose indietro e forse sto controproducente, perché per sé anche quelle cose lì, il judo e la musica che ho lasciato anni fa, purtroppo non ho più voglia di riprenderle perché ormai mi sono abituato a troppa libertà. Mi dite ci vuole disciplina, ci vuole organizzazione e quant'altro. Vi dirò è vero, assolutamente è. Però non capisco come fare a invogliare me stesso a continuare e non stopparmi, capite? Cioè, vorrei che fosse un modo, ma non c'è. Altra cosa che ho fatto alle superiori è che ho rifatto qua, è stato a correre dietro ai compagni. Ai superiori è successo che purtroppo sono stato bocciato io. Sono stato a fare una cosa a scuola privata, ho fatto 2 anni in uno. Un giorno vi racconterò com'è anche vivere un'annata in una scuola privata. E cosa succede? Succede che dopo sono tornato nella mia vecchia scuola. I ritmi tra la scuola superiore mia, quella dietro casa mia adesso, attualmente, e i ritmi di quelli che erano la scuola di Mantova, privata, erano diversissimi. Infatti non sono più riuscito a riabituarmi a dei ritmi di studio più tosti, più pesanti. Purtroppo, appunto, sono ricaduto nel tranello e sono ribocciato. Così, per dirvelo. Quindi, bocciato, ho recuperato gli anni, ribocciato per colpa mia, capite? Quindi le persone anche che possono non pensare di essere bocciate, purtroppo accade. È un percorso della vita, infatti ho iniziato l'università quell'anno, un anno dopo, io. Perché alla fine del quarto anno ho preferito rifarlo e non andare di nuovo nella scuola privata. Però quando l'ho riprovato ho visto che proprio io non riuscivo a riprendere i ritmi. E allora ho detto, tanto vale finire il quarto anno in quella là e fare il quinto anno là. Qua potevo fare due in uno e il diplomarmi con tutti i miei altri amici 99, ho preferito far così per diplomarmi nel 2000 con i 2000 perché pensavo fosse meglio, secondo me fosse più giusto. E ho fatto un po' questa cosa anche ai superiori perché all'università perché purtroppo mi sono legato ancora una volta ai miei compagni di corso. Io sono felice in una cosa che nonostante purtroppo ho già cambiato due o tre corsi ho avuto modo di conoscere molte persone, molte vite e nuovi percorsi. E questa cosa qui è un'aggiunta, è una cosa bella. Però allo stesso tempo il come è arrivata è una cosa brutta. Rimanendo indietro con gli esami, rimanendo fuori corso, capite? Ora sono al secondo anno fuori corso, io ad esempio, no? E dicono molti che ce la mette sempre meglio degli altri. Ed effettivamente è così. Perché ad esempio, quando ero nei miei corsi, soprattutto pomeridiani, tipo geofisica o petrografia e quant'altro, trovavo sempre dei ragazzi molto più grandi di noi che venivano a fare corsi con noi. Mi chiedevo, ma perché qui? Come cavolo sono finiti a fare corsi con noi? E ora, diciamo che a distanza di qualche anno, 2 o 3, riesco a immedesimarmi in loro e a capire che ci si finisce quando rimani fuori corso. E purtroppo l'ho capito a mie spese. E a spese mie il fatto è che ho continuato a tergiversare e non capisco mai qual è la strada giusta da seguire.
Questa cosa è un po' nella responsabilità. Penso si possa anche ripercuotere su dove sto vivendo attualmente, cioè a casa mia. Però effettivamente faccio un pensiero anche a voi. Io abito a Suzzara, dista 40 minuti da Modena dove studio. E io me li faccio tranquillamente 40 minuti, come facevo 20 minuti quando andavo a Mantova. Non è quello il problema, sono i mezzi il problema, ma quella è un'altra storia. Preferisco così, piuttosto che andare a viverci, perché sinceramente non mi sento a mio agio in una città nuova. Perché un conto è quando hai dei compagni fissi di corso, un corso che comunque sono 3 anni, e finisce prima o poi, no. Un conto è nel mio caso che ho dovuto cominciare a cambiare qualcosa per colpa mia. È proprio quello che dicevo io. Io avrei voluto che l'università fosse come superiore, nel senso di metterti delle date per gli esami fisse, metterti degli orari fissi per le lezioni. Invece purtroppo tra Covid e quant'altro ho perso proprio gli orari che avevo preso il primo anno, perché il primo anno che sono arrivato all'università seguivo tutte le lezioni, tutti i corsi, andavo alle 7 di sera, però seguivo perché arrivavo ancora da quel momento lì del superiore, appunto, nel quale tu sai che hai fatto le lezioni, ti giò tot 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 tot, e quindi sai che devi seguirle. Purtroppo col passare del tempo che succede? Che ti abitui al fatto che hai più tempo, puoi gestire i tuoi tempi e ti gestisci male. Io li ho gestiti male, molto male. Vorrei aver fatto il contrario, mi direte, puoi sempre cambiare. E io appunto è quel che cerco di fare. In questi video cerco di invogliare qualcuno a non fare i miei errori. Soprattutto a migliorarsi. Migliorarsi. Un monito, insomma, capite? Il perché non mi sono trasferito a Modena è anche dovuto al fatto che non mi sento adatto a vivere in una città al di fuori di casa mia, non perché è la mia comfort zone, ma perché sinceramente non ne vedo la necessità ancora. E vedo sempre statistiche che dicono che il 70% dei ragazzi under 30 vive con i genitori. Non penso sia proprio un male, perché c'è gente che vuole la sua libertà, vuole la sua indipendenza subito a 20 anni, 22, 23, 24, e cerca il lavoro, cerca stabilità economica, cerca una casa in affitto da solo. Io non ci riuscirei mai ad andare a abitare lontano, neanche lontano in realtà, perché in realtà ci ho pensato qualche volta che ne so di andare a trasferirmi a Modena, e poi dicevo, ma tanto anche se voglio tornare la sera, posso sempre tornare a casa mia, tanto 40 minuti, non sono obbligato, non è che sono bloccato lì e sono rinchiuso in un'isola deserta, posso tornare sempre a casa. Non ho mai fatto questo step perché purtroppo si erano create premesse quando c'era il mio compagno, ciao Isacco, che appunto è andato a vivere a Modena, e appunto lui è il mio compagno 2 anni fa circa, e lui è andato a viverci a Modena, però lui è di Mantova, capite? Quindi faceva 1 ora e 10 minuti, non 40 minuti di strada, e non posso capire di più perché è stato venuto a Modena. Certo è che comunque a Modena hai conosci un nuovo spazio, un nuovo periodo, un nuovo persone, un nuovo ambiente. Perché comunque, devo dire la verità, a me conoscere ambienti nuovi piace, soprattutto quelli universitari. Quando mi capita per esempio di andare a Milano, andare a Modena, andare a Bologna, andare a Ferrara, sono città che vorrei vivere, anche a Trento, vorrei vivere anche nel contesto quotidiano. Non soltanto di corsa come una gita, capite? Perché secondo me avrebbero tanto da insegnare. Un po' come ho fatto quando sono andato più volte a Roma, perché appunto prendo una stanza d'hotel, sto lì e quindi vivo un po' la vita quotidiana, quella del girare, ma anche scoprire nuovi luoghi, anche non conosciuti. Ed è un po' quello che vorrei io. E fare la spesa come persona normale, e non fare solo l'ultra turista che vede soltanto i monumenti, perché sinceramente se no non ci andavo neanche là, capite? Quindi adesso devo capire come invogliare me stesso ad andare avanti, decidere di seguire delle linee dirette, decidere cosa fate nel mio futuro di studio, sì, diciamo, perché comunque al di là di tutto è anche una questione, non è solo una questione economica, ma anche una questione economica purtroppo, perché comunque ci sono sempre i soldi dietro appunto a anni di università, o sbaglio, per forza. Ora, è per quello che non mi sono mai spostato, anche se sarei interessato e incuriosito da questo, ma non ho mai fatto questo passo decisivo, perché mio compagno, dicevo, aveva la casa, aveva dei coinquilini che erano cubani, aveva una stanza libera, ogni tanto arrivava qualche ragazzo dall'Erasmus, ho provato a chiedergli se potevo qualche volta unirmi a loro,
Solo che appunto perdevo il momento, l'attimo, e comunque adesso lui si sta per laureare a dicembre e quindi ovviamente si trasferirà dall'altra parte perché non vuole farla registrare alle mode, ma vuole farla altrove. Di conseguenza, anche lì ci sarebbe da cominciare da solo, da zero. Quindi dovrei trovare dei coinquilini, una casa, capire cosa fare dove sta, e quindi è tutto così complicato. Però l'ho scelto io. È per quello che da un certo punto di vista preferivo le superiori. Perché comunque c'era tutta questa vita che volevo, non c'era tutta questa smania come c'erano tante persone appunto dell'indipendenza, come io non ce l'ho attualmente, non perché voglio vivere appunto nella comfort zone, ma perché sinceramente non ne sento il bisogno attualmente. Cioè, ognuno è fatto a modo suo, molti vogliono semplicemente la casa, io preferisco avere la stanza mia, designarla a me e giostrarmi, capite cosa intendo? Il mio parere personale. Altro da dire, non penso bene. Forse anche una questione anche del lavoro, che forse sarebbe una questione anche del fatto che dovrei cercarlo prima o poi. Ma non perché voglio entrare nel mondo del lavoro, per farlo part-time, ma anche per addentrarmi nel mondo del lavoro e per capire quello che sarà dopo l'università. Perché non sarà tutto rose e fiori, come avete capito già in questi anni. Non dipende, no, voti, appelli, interrogazioni, verifiche, ca casa non casa, tutto questo, lavoro non lavoro, e il fatto che purtroppo stai diventando grandi è una conseguenza ed è fisiologico. Mi sento più vecchio di 5 anni fa quando ho iniziato superiore all'università, assolutamente sì. Mi spiace, ripeto, il fatto che ho mantenuto i rapporti con dei miei compagni del primissimo anno e quindi ancora dobbiamo trovarci in questi giorni, e mi piace tantissimo perché vuol dire che comunque al di là dello studio c'era comunque affetto, amicizia, ed è una cosa che veramente apprezzo tantissimo dell'università. Conoscere le persone, affezionarti ad esse e vivere tante avventure con esse, anche perché il mio corso geologia ti permette di vivere avventure anche al di fuori dell'orario scolastico, non in università, non in dipartimento, ma al di fuori proprio, perché andiamo a fare molte escursioni, facevo anch'io. E niente, dai, sono così confuso, sì. Però mi piace essermi un po' liberato con questo video, un po' liberatorio. E ho voluto semplicemente esprimere i miei pareri, perché secondo me potrei essere d'aiuto ad altri perché non ripeto i miei errori. Ah, mi sono soprattutto tutto. Vabbè. Oggi è una nuova giornata. È il 30 di ottobre. Anche lì ancora a capire cosa fare del mio corso, del mio università, sinceramente. Però non possiamo tergiversare per tutto il resto della vita, devi prendere decisioni a un certo punto. Un video di un anno fa circa si chiamava Scegliere di non scegliere. Infatti molte volte per non scegliere cosa faccio? Tergiverso. Però a un certo punto si possono prendere le conseguenze della vita e decisioni. E scelte devono essere fatte. Tutto qua. Anche per quanto riguarda, per esempio, la patente o quant'altro, anche lì ne parlerò in un video perché vorrei parlare del fatto perché non ho ancora patente a 25 anni. Non dimostro 25 anni, top, sono un mito. Vabbè, a parte questa parte finale, niente, vi saluto e finisco il mio latte. Ciao.